Siboria, che è una storia millenaria, era già il luogo sacro dei Celti, Siboria. Perché me lo vede che è di tutti i gufi, tra l'altro? Perché il gufo è proprio uno dei simboli più importanti dei Celti. È simbolo dell'amore, simbolo della. È un portafortuna in ogni caso, perché poi adesso vi spiegherò tutto bene. I Celti, innanzitutto, molti dicono, i Celti si pensano che sia un impero, come i Greci, come i Romani, no? I Celti erano un popolo, neanche un popolo, diciamo che i Celti erano tutti questi coltivatori, pastori, anche guerrieri, che si spostavano un po' da una parte all'altra per cercare i pascoli migliori, per cercare le terre migliori, no? Quando sono arrivati in Europa, questi Celti, arrivano e quelli che praticamente sono stati in Francia sono stati chiamati Galli, no? Quelli che sono andati in Spagna, Celtiberi. Quelli dall'Italia, dalla Padania, i Cisalpini, no? Qui invece arrivano praticamente qua dalle Alpi Marittime. Per quello che dico, quando vi ho detto prima queste due persone, tutti arrivano qua a Seborga, per forza. Quando i Celti arrivano in Europa, riescono a scavalcare le Alpi Marittime, arrivano qua, pensano che sia finito il mondo. Arrivano a Seborga, vedono questo grande albero e le danno il compito di tenere su, di sorreggere il cielo, di sorreggere tutto. E si stabiliscono proprio qua. Però i Celti, come dicevo, non era, diciamo così, che gli studi che sono stati fatti sui Celti, cioè studiando la loro trasmigrazione, studiando le tradizioni, studiando le varie vicissitudini, si è visto che non c'è un insediamento, cioè che tutti gli insediamenti non sono proprio strettamente quelli, cioè non c'è un impero celtico, non c'è un popolo celtico, ci sono tante tribù di Celti, no? Per esempio, questi qua, io parlo dei nostri Celti, che sono i Pallantini, quelli che riguardano Seborga. Questi qui sono quelli praticamente, come dice Giulio Cesare, lui volle che la Roja, il fiume Roja, separasse proprio la Gallia dall'Igustrum, che poi erano i Celti Liguri, no? Quelli che si erano stanziati qua erano quelli che poi hanno creato Pella, Ventimiglia, no? Erano un po' erano varie tribù. A Seborga c'erano i Palantini, c'erano i, non so per dire adesso, per farle vedere volevo fargli vedere la cartina geografica, però adesso magari penso che non sia neanche tanto importante. Comunque, quando i Celti sono arrivati dall'Europa, qui i Bidinci, no? Il fiume Po era considerato il Bodinco, Bidinci sono arrivati lungo il fiume Roja e poi hanno formato Ventimiglia, poi ci sono i Pallantini che sono quelli di Seborga, i Triuli che sono quelli di Triora, come dicevo, sono tanti tipi di tribù. Che poi anche questo è da notare, perché molti, come vi dicevo prima, pensano che i Celti abbiano tanti dei. I Celti credono in un dio, ma avendo tante tribù, ogni tribù la chiama in modo diverso. Diciamo che i Celti avevano un grande amore per il sole. Loro amavano tanto il sole, il dio più importante per lui era il sole. Dio era rappresentato, non che Dio era Dio, ma era rappresentato dal sole, perché il sole è amore, il sole è guarigione. Il sole è energia, la luce che sconfigge le tenebre, è rappresentato dal dio Belinus, famoso dio Belinus, che tutti noi liguri diciamo Belin, 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 e adesso è diventata una cosa volgare, ma effettivamente Belinus era il simbolo più importante per i Celti, il dio della guarigione, che lo troviamo in tutte le culture, non solo in quella di Seborga, dei Palantiani. Diciamo che, pensate, Bellino, in provincia di Cuneo, nella cattedrale di San Giacomo di Bellino, c'è ancora una testa raffigurata tutta raggiata, no? Del dio Biella, Bellinus, Costa Belene, dio Belenus. Cioè, è sempre lui la cosa più importante. È quello che accomuna tutti i tipi di tribù dei Celti. Un'altra cosa che le accomuna tutte è l'amore per la musica. Ah, l'amore per la musica dei Celti è sacra, la musica è sacra. Ma anche per i Liguri, pensate che il dio dei Liguri è stato trasformato in un cigno. E il cigno, per antonomasia, è proprio l'animale del bel canto. Quando canta il cigno e ha una melodia stupenda, si innamorano tutti del canto del cigno, no, il famoso canto del cigno. Ed è proprio il simbolo del Ligure Celto, che è proprio nostro, di questa mia zona. E quello che appunto, per quello che io porto anche il gufo come simbolo che adesso è diventato un po' portafortuna, ecco il gufo di Seborga, che è diventato un gufo. Adesso ve ne racconto una, gliene dico una, questa non la sa. Gufo, gufo della notte scura, che porti via fame e paura. Veglia su tutte le nostre genti, sui vecchi, sui bimbi e sugli armenti. Gufo,
col tuo canto che può fare paura. Tienici amici con madre natura. Gnomi, fati, fastidiosi, folletti non potranno mai farci più dispetti. Adesso queste sono cantichie, cantilene, un po' così, ce ne sono di tanti tipi, simpaticissime. Però diciamo che il gufo per noi è il simbolo della fede. Se Borga è la culla della cristianità, è dai Celti già, il simbolo della fede perché ha questi grandi occhi, e la madre natura anche volendo, ha grandi occhi e vedono al buio. Vedono al buio e hanno questa potenza, diciamo, della fede che guarisce. Che poi, per esempio, adesso vi faccio un altro esempio, il gufo è usato molto anche in Grecia come simbolo della dea Atena. Atena chi era per i greci? Atena era la provvidenza. Questa grande forza segreta che c'è in ognuno di noi, che ci guarisce, che ci protegge, la provvidenza che ci protegge, che entra in noi, che è in ognuno di noi, che a volte ci guida per scegliere il miglior medico, ci dà la soluzione giusta, ci guarisce spiritualmente e mentalmente, la grande provvidenza, questa grande forza rigeneratrice, che è Atena per i greci. E lì forse l'unica cosa che abbiamo con i greci, al di là della bandiera, che molti ci dicono, avete la bandiera bianca, azzurra, strisce come in Grecia, è proprio il gufo, ma nel senso della cristianità più profonda, come simbolo. E infatti la gente viene un po' posto dappertutto, vengono, perché ognuno sceglie proprio il suo, ma lo prendono più come portafortuna. Allora quando dici, guardati che non è un portafortuna come per dire elefantino, una scaramanzia, è proprio un simbolo di... un portabuono, mi piace più dire, che portafortuna, perché... è un qualcosa che ti senti tu, che magari proprio guardandolo esprimi te stesso tu, nel senso pensi che sia lui, ma sei tu che ti porti fortuna. La verità è questa. Non dovrei dirlo perché allora non ne vendo più, però la verità è questa. Eh sì, Seborga era proprio logo sacro dei Celti in questo senso, che poi era quella di cristianità. Vi dicevo, un'altra cosa, per i Celti il bosco era sacro. Ma perché? Perché loro pensavano che gli alberi sostenessero il cielo. Dicevo, il cielo ci cade addosso, se non fosse per gli alberi, ci cade addosso. Come molti, ma anticamente ancora, quando è stato visto la prima volta il mare, pensavano che il cielo fosse caduto e che fosse il mare, no? E quindi quando questi Celti mi dicevano, sono arrivati a Seborga, hanno dato proprio questo albero sacro, come gli hanno dato il compito di sorreggere il cielo. Ma non solo per i Celti era molto importante il bosco, anche per i Liguri proprio, Un'altra cosa che hanno in comune anche per tutte queste cose sono state tramandate, che vi sto dicendo in ogni caso. Molte sono state scritte, più che altro scritte sono state riportate da Giulio Cesare o da tanti altri filosofi greci che hanno conosciuto di persona dei druidi. No, i druidi erano medici, sacerdoti, erano guaritori, erano scienziati, erano i capi tribù, chiamiamoli così, delle popolazioni, delle tribù celtiche. Praticamente loro cosa facevano? Non volevano trascrivere le loro tradizioni religiose, né tantomeno le loro tradizioni proprio di vita quotidiana, perché avevano paura, cioè erano convinti che la trascrizione avrebbe portato alla perdizione magari dei popoli, no? Che la trascrizione a un certo punto sarebbe stata diventata dannosa per il proprio popolo. E questo l'hanno fatto anche i Liguri, infatti i Liguri non hanno mai fatto nessuna scrittura. Sono state trovate proprio più recentemente poi le famose rune, che erano dei simboli più che altro, ma sa dov'è la storia che noi ce l'abbiamo, la nostra storia? Nei boschi. Nei boschi noi abbiamo la nostra storia, perché come in tutti, non parlo solo della Liguria nostra, di Seborga, nei boschi c'è la nostra storia perché comunque l'uomo ha sempre avuto bisogno di stare nel bosco e ha lasciato lì tutte le sue rovine. Le pietre, anche le semplici incisioni, lascia una pietra, costruisco una casa, un castello, si sta di che epoca storica, arrivi a capire come per esempio perché Seborga ha una testimonianza storica, al di là di quello che io parlo di tradizioni, del gufo, destra, sinistra, che sono cose che si sono tramandate, noi abbiamo dei riferimenti storici a Seborga, nel senso che una di queste tante tribù celtiche, una delle usanze che accomunava, oltre a quelle che vi ho spiegato, tutti i Celti, era la credenza dell'immortalità dell'uomo. Quindi loro credevano che l'uomo fosse immortale e quando facevano delle tombe, per i loro principi, per i loro grandi capi o per chiunque, ci mettevano dentro di tutto, gioielli, monili, animali, addirittura i carri mettevano dentro questi tumuli, chiamiamoli, queste tombe, no?
Qui sopra Seborga, infatti, e intorno, adesso dico un'altra cosa, intorno a queste tombe di solito poi venivano costruiti dei castrum, io li chiamo castrum alla romana, venivano costruiti dei luoghi anche fortificati, non sempre, dove vivevano i parenti di queste persone importanti che erano state seppellite. Qui una di queste è Seborga, infatti si chiama Sepulcri originariamente. Qua sopra, alle spalle di Seborga, per capirci, alle spalle di Montebignone, del territorio tra Baiardo e Perinaldo, c'è una grande tomba di un grande principe, infatti si chiama Pian del Re, ancora in questa zona, Pian del Re, e c'era questa grande tomba, pensate che ci sono 30.000 pietre, sono stata scoperta, anticamente neanche tanto, ma neanche forse 50-60 anni fa, 30.000 pietre in 13 metri. Dove è stato seppellito questo grande principe? Poi dall'interno è stata scavata, per figuriamoci, poi quando sono arrivati i romani, tutti che cercano, sapevano che le tombe dei Celti erano fatte così, quindi cercavano tutti i tesori, poi è stata ricoperta, poi è stata trafugata un'altra volta, però c'è questa pietra di questo grande principe celta, e infatti si chiama Pian del Re, e Seborga, Castrum dei Sepulcri, cioè Sapeleggio, poi è diventato Castrum dei Sepulcri, era il luogo del sepolcro dove vivevano tutti i parenti di questo grande re. E perché lui ha scelto di essere seppellito qua? Perché era già un luogo sacro per loro, Seborga. Perché erano i Celti, come vi dicevo, i Pallantini. Perché poi ci sono altre tribù, ci sono gli Oxibi, ci sono i Triuli di Triora, ci sono quelli che arrivano a Simie e fino a Nizza, gli oddio, come si chiamano? Adesso non mi viene in mente. I Cemeli, gli Oxibili, i Buriati, sono varie tribù che sono tutte qua vicino, però sono tutte tribù diverse e l'unica cosa che le accomuna sono l'amore per la luce, cioè l'unico dio, la luce, il sole, e consacrare i boschi come luogo sacro, l'amore per la musica e intubulare i loro morti perché credevano nell'immortalità. L'unica cosa che accomuna tutte le tribù. Poi le dico, Belinus, da una parte si chiama in un modo, un'altra si chiama Belisama, però è sempre uno, non è che c'è un pantheon di dei, i Celti non hanno mai avuto. Un'altra cosa bella che mi piace dire dei Celti, che molti pensano, dicono, ma le streghe allora, le druidesse, così, certo, erano guaritori e tutto, ma al di là di quello, c'erano le streghe, ci sono sempre state, ma non è che fossero Celti, delle streghe, delle brutte persone, che chi sceglie il bene e chi sceglie il male, nel senso, no? Però non hanno niente a che fare con la religione celtica, perché molti, come lei mi ha detto, la sale mi racconta dei Celti, però io sono molto religioso, certo anch'io, io sono molto religioso, anche se sono di origine ligure, e ligure celtica, ligure, ma perché lei pensi una cosa, lei sa, adesso le faccio vedere da qua. Su questa montagna, che è il Monte Caggio, parlo di questa di Seborga in particolare, ci sono ancora tutte le pietre incise millenarie dell'epoca celtica, quindi Seborga ha 3.000 anni. 3.000 anni di storia, così? Così? 3.000 anni di storia, ci sono ancora tutte le pietre incise, gli altari pagani, i menhir, su tutta questa zona che era celtica, dei Pallantini. Così? Così, ecco. Vede che bello? Poi, quando sono arrivati i cavalieri del Santo Sepolcro, vede, sulle pietre hanno inciso i loro simboli con le croci. Quindi noi qui abbiamo una cultura millenaria e Seborga è considerata la patria della cristianità anche dall'epoca celtica, perché si dice che questi Celti, questa tribù dei Pallantini, elevasse questi monumenti, diciamo così, questi piloni di pietre, dove innanzitutto si trovavano delle particolari posizioni di energia tellurica sottoterra o dove ci sono delle particolari posizioni planetarie, perché loro volevano preparare la terra energeticamente allo sposalizio con il Messia, con il Cristo. La preparavano alla sua venuta già 3.000 anni, cioè già 1.200, 2.000, 2000 anni prima che lui nascesse. Cristo, certo.